nostri telespettatori, benvenuti al consueto spazio dedicato all'informazione di Puglia TV che apriamo con le consuete anticipazioni di cronaca. Scippo in pieno centro questa mattina a Brindisi in via Congregazione. Una persona è stata derubata da uno o più individui a bordo di uno scooter dopo aver prelevato una consistente somma di denaro. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Brindisi che hanno setacciato la zona alla ricerca dei malviventi. E furto nella notte nell'ipermercato Despar in viale Aldo Moro a Brindisi. Ignoti, intrufolandosi dalle griglie della rete fognaria presenti sul marciapiede, sono riusciti ad entrare all'interno del locale scassinando la cassaforte e portando via la somma contante di 5.000 euro e alcune apparecchiature elettroniche dal valore ancora in via di quantificazione. A scoprire il fatto sono stati i dipendenti al momento dell'apertura del locale. E ricorre oggi il 239esimo anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La cerimonia è stata presieduta dal comandante regionale, il generale di divisione Franco Patroni, che ha tracciato un bilancio delle attività svolte dalle Fiamme Gialle nel corso dell'ultimo anno su tutto il territorio regionale. Ricorre oggi il 239esimo anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La cerimonia, che si è svolta presso la sede del Comando regionale, la caserma Giovanni Macchi, è stata presieduta dal comandante regionale, il generale di divisione Franco Patroni, che ha tracciato un bilancio dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle nel corso dell'ultimo anno su tutto il territorio regionale. Importanti risultati sul fronte della lotta all'evasione fiscale, con 3.697 interventi a carattere fiscale che hanno consentito di scoprire redditi sottratti a tassazione per circa 657 milioni di euro e di constatare violazioni dell'IVA per oltre 127 milioni di euro, con la denuncia di 291 persone. Importanti anche i dati relativi al contrasto della cosiddetta economia sommersa, con l'individuazione di 298 evasori totali e paratotali. Per quanto riguarda i controlli relativi agli obblighi fiscali per le categorie di contribuenti obbligati al rilascio di scontrini o ricevute, sono stati complessivamente 10.880, con 3.459 violazioni riscontrate. In riferimento alle attività a tutela della spesa pubblica e alla lotta alla corruzione, le Fiamme Gialle hanno accertato in questi mesi l'indebita percezione di sovvenzioni comunitarie, nazionali e locali per oltre 33 milioni di euro. Grande attenzione è stata rivolta poi al settore dei reati contro la pubblica amministrazione, con 121 interventi eseguiti che hanno portato alla denuncia di 359 soggetti, di cui 17 in stato di arresto. Con particolare riferimento ai reati più diffusi commessi da pubblici ufficiali come peculato, concussione, corruzione e abuso d'ufficio, sono state 146 le persone denunciate, di cui 11 tratte in arresto. Altrettanto intensa l'attività di contrasto agli illeciti arricchimenti della criminalità organizzata e comune, con particolare attenzione ai reati di usura e riciclaggio. In tale ambito sono stati eseguiti sequestri e confische di 489 tra aziende, beni mobili, immobili e valuta per oltre 5 milioni di euro. 457 le persone denunciate, di cui 17 in manette. Riguardo poi alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, l'attività di contrasto al fenomeno della contraffazione dei marchi ha visto il sequestro di oltre 536.000 prodotti, mentre sono circa 2,3 milioni gli articoli non a norma sequestrati dalle Fiamme Gialle in quanto pericolosi per i consumatori. Infine, sui traffici illeciti via mare e sulla tutela ambientale, le Fiamme Gialle hanno denunciato complessivamente 205 persone, di cui 9 tratte in arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rintracciato 352 immigrati clandestini. Importante l'attività a tutela del patrimonio ambientale, dove sono stati verbalizzati 140 soggetti, di cui 100 denunciati, sequestrati rifiuti per circa 14.000 tonnellate, 32 discariche, 7 immobili e aree demaniali per oltre 56.000 metri quadrati. Ci separiamo per la pubblicità, vi aspetto in studio con la prima parte del nostro telegiornale.
Rieccoci in studio con il nostro telegiornale che apriamo parlando di politica, la nascita del nuovo gruppo confederato di 5 consiglieri comunali offre l'opportunità alla maggioranza di centrosinistra di rilanciare il proprio programma adeguandolo ai segnali di novità che il gruppo intende suggerire. Infatti da loro arrivano segnali di distensione e collaborazione con il sindaco e i partiti di maggioranza. Comune maggioranza e ora si passa alla fase 2 che poi è quella più visibile ai cittadini. Il nuovo gruppo che avrà riconoscimento ufficiale solo nell'aula del prossimo consiglio dovrà decidere cosa fare da grande e cioè se intende stare con l'attuale maggioranza oppure, come più volte ribadito da Pagliara, valutare di volta in volta quali provvedimenti votare e quali no. In altre parole, fuori da un accordo prestabilito ma sempre con un occhio vigile su cosa fa il centrosinistra. Questa è la novità politica sulla quale dovrebbero riflettere i segretari del cosiddetto laboratorio, che sembra un percorso politico lontano un miglio, visto le attuali condizioni del centrosinistra brindisino. Un esempio, la costruzione del pala eventi, tutti d'accordo fino a qualche mese addietro e adesso in completo disaccordo, tanto da far traballare la stessa scelta iniziale. Ma questa è solo una piccola goccia in un mare di questioni, nelle quali si dibatte una maggioranza che allo stato e per le dichiarazioni che ascolterete al termine di questo servizio non c'è più, almeno sulla carta. Infatti, pur se è vero che il gruppo di impegno sociale è ancora inserito nel gruppo della maggioranza, con la federazione fatta con i tre che invece sono fuori, ha posto di fatto un serio problema di coerenza politica all'interno del centrosinistra, che ha eletto Gonzales come sindaco. Infatti ne vedremo delle belle a proposito delle scelte future della maggioranza, che spesso e volentieri sarà messa a tappeto da idee differenti all'interno del gruppo. È credibile amministrare in queste condizioni una città molto difficile e piena di contraddizioni come la nostra? È questo l'interrogativo al quale saranno sottoposte le forze politiche che amministrano Palazzo di Città. Ma intanto ascoltiamo quali novità politiche intende introdurre nel contesto dell'attuale amministrazione il nuovo gruppo federato. Confermo per esempio quanto già sostenuto da Impegno Sociale e dal suo presidente Palazzo. Un esempio su tutti, su tematiche, e faccio un esempio ora che andremo a discutere nei prossimi giorni, palazzetto sì, palazzetto no e quant'altro. Palazzo sostiene nella sua dichiarazione che forse sarebbe il caso di costruire più case popolari e una necessità più impellente. Ecco, il nostro intergruppo, diciamo così, è a sostegno anche di queste iniziative nel sociale, che Impegno Sociale fa, che il presidente Palazzo fa con Manfredo, che è l'altro consigliere comunale. Su questo noi saremo pronti a essere al fianco di Impegno Sociale quando tratteremo argomenti sociali, di disagio sociale e di interessi che vada di fronte a una crisi economica che incombe e che investe il nostro territorio. Io a malincuore sono stato costretto ad abbandonare il Partito Repubblicano, però io i segnali al partito glieli ho mandati e tanti, anche perché torniamo a Casciaro. Casciaro era una nomina tecnica sino alla fine delle elezioni politiche. Da nomina tecnica è diventata nomina definitiva, anche perché il partito non ha più neanche una sede, il partito da mesi non si riunisce. Dopo le ultime esternazioni dell'amico sindaco Mimmo Gonzales, del quale gettava fango sulla nostra persona, il partito non ha preso nessuna iniziativa a difesa della mia dignità e onorabilità. E pertanto, a seguito di tutte queste vicissitudini, ho deciso a malincuore di abbandonare il Partito Repubblicano, dove politica non se ne fa più. Incontro convocato dal sindaco Gonzales alla presenza delle organizzazioni sindacali e di categoria per discutere di vertenze del comparto industriale brindisino, commesse della grande industria e ruolo delle imprese locali. Si è discusso della preoccupante situazione economica ed occupazionale a Brindisi al fine di intraprendere tutte le opportune iniziative a tutela dei lavoratori. Diciamo che la problematica è più complessa. Noi crediamo molto che tutti i grossi gruppi, in particolare nell'ambito di una politica industriale nazionale, debbano incentivare
gli investimenti sul piano della ricerca e dello sviluppo. Purtroppo invece stiamo registrando in questi giorni che Enel per prima si sta disattendendo a questo impegno, sta dismettendo punti strategici legati alla ricerca e in particolare su Brindisi chiuderà l'impianto pilota per la cattura della CO2 perché non è più competitivo ai fini aziendali, ma ciò che più è grave ha individuato delle eccedenze anche nel nostro centro ricerca brindisino, quando sappiamo che da anni c'era un impegno diretto dell'azienda ad implementare anche in termini di unità lavorative e di progetti quel centro, proprio perché per Brindisi poi ha una peculiarità particolare che è quella di andare avanti su progetti che vadano a limitare l'impatto ambientale. Rispetto a questo rivendichiamo un impegno, un'attenzione particolare e naturalmente lo faremo ad ogni livello della nostra organizzazione perché ponga attenzione a questo aspetto e soprattutto crediamo che sia importante anche che arrivi al governo perché faccia in fretta a chiedere un'interlocuzione con tutti i grossi gruppi di interesse nazionale perché non è possibile che solo in Italia si pensi che la ricerca è un optional. Sì, oggi noi crediamo che gli enti locali possano svolgere un grosso ruolo di promozione di opportunità in termini proprio di miglioramento della qualità della vita e di benessere delle persone e di opportunità lavorative, quindi andando ad incidere fortemente su tutte, intanto attivando tutte quelle azioni per esempio nell'ambito dei lavori pubblici che nell'emergenza possono far aprire i cantieri e quindi noi abbiamo cercato di ricordare in quante di queste azioni Brindisi è direttamente coinvolto, così come pensiamo che sia importante da committente porre una maggiore attenzione a tutti gli appalti che l'ente promuove proprio perché vengano rispettate le norme, la salvaguardia occupazionale e soprattutto considerare anche tutto il versante del welfare un motore di sviluppo per tutta la cittadinanza e soprattutto opportunità di lavoro stabile, per cui abbiamo necessità che ci siano degli approfondimenti di merito su queste questioni. Abbiamo appunto fissato l'attenzione anche sul problema della chiusura del ciclo dei rifiuti. Brindisi è in una fase particolare e oggi sappiamo che c'è un piano regionale che è aperto ora alla consultazione prima di essere definitivamente approvato e quindi anche Brindisi deve porsi un problema di programmazione generale e di intervenire su tutto ciò che finora è rimasto solo criticità. Rigenerazione urbana e quindi anche su questo c'è tanto da fare e così come pensiamo che ci debba essere un'interlocuzione più fattiva anche tra tutti gli enti del territorio proprio per traguardare l'obiettivo di una ripresa economica. Il significato del mio intervento voleva dire questo, che voi per quello che ha vissuto il territorio, per i tanti conflitti che ci sono, quando parliamo di industria, di grande industria, di grandi imprese, c'è anche questo, oltre a spaventare l'iter burocratico, c'è tanta attenzione da parte dell'opinione pubblica, giustamente, di tutti i movimenti che si interfacciano sul territorio, ma anche della magistratura e quindi questo di fatto secondo me spaventa. L'abbiamo vissuto con già queste tematiche che sto dicendo. Questo può essere un freno, non perché la magistratura non debba fare il suo percorso, quando normalmente ci sono dei reati. Però il fatto che sulla zona industriale di Brindisi, per quanto si parla di grandi imprese, di industria, di chimica, di energia e tutto il resto, ci sia questa attenzione forte, secondo me, avendo io detto che non c'è sul territorio un progetto industriale, cioè di cosa stiamo parlando? Qua non abbiamo manco più gli ammortizzatori sociali per i nostri disoccupati e per i tanti che escono nel mondo del lavoro. Continuiamo a fare tavoli, giustamente oggi questo è importante, infatti ho chiesto al sindaco lo snellimento almeno della macchina burocratica, però ci vuole anche una pacificazione sociale. Cioè qua c'è bisogno di lavoro vero, quindi come realizzarlo? Sicuramente dando la sensazione alle aziende che vogliono venire sul territorio che qua c'è una pax sociale, un sindacato costruttivo, non conflittuale, un iter burocratico snello e soprattutto che li facciano lavorare. Qua c'è, sono imprenditori che per aver spostato un muretto hanno dovuto passare guai. Magari per aver potuto allargare un capannone che avevano sono stati bloccati gli impianti. Cioè, questo, senza voler accusare nessuno, penso che sia un grande handicap già dopo tutti quelli che noi viviamo, perché di fatto io penso che l'emergenza brindisina non vede luce per quello che si sta verificando sul territorio. Quindi la mia era
non un grido di dolore, ma una denuncia nel senso che non riusciamo davvero in questa città a volerci bene noi stessi. Amiamo contrapporci, amiamo farci le guerre tra di noi, dando spazio dove vengono le imprese di fuori, naturalmente si prendono i nostri appalti, non confermano i nostri lavoratori. Io dico, come c'è attenzione su questo che dico io, sulla grande industria? Come mai non si interviene quando un'azienda vince un appalto col 45% di ribasso? Che garanzie dai lavoratori? Ci rendiamo conto che a Brindisi, nonostante i dati dell'INAIL, che io smentisco categoricamente, continuano a venire infortuni gravissimi e i lavoratori non li denunciano perché hanno paura di perdere il posto di lavoro, si mettono in malattia o ferie o dicono che sono caduti a casa. Queste sono le cose che noi viviamo. Quindi parliamo, quando qua non bisogna temere nessuno, poi qualcuno pagherà, io sono uno che dice sempre le cose che pensa, ma qua c'è emergenza, siamo trattati da terzo mondo, questa è la verità. E quindi io ho detto che c'è anche questo problema, perché è vero, io ritengo che bisogna perseguire chi commette reati, ma bisogna dare anche la consapevolezza alle aziende che vengono che qua c'è una pace sociale dove si possono realizzare progetti nel rispetto delle leggi e non invece dare la sensazione che chiunque presenti un progetto industriale su questo territorio debba stare attento anche punti e virgola, perché altrimenti non lo realizzerà mai. Vi posso assicurare che tante aziende sono andate via per questo. Ma diciamo che intanto ringrazio il sindaco per la convocazione, poi diciamo che c'è stato un chiarimento, ho pregato il sindaco di cambiare il suo informatore in riferimento a delle possibilità di discussioni che noi come segretari facciamo nei confronti di questo territorio. Era necessario far capire che la UIL ha una sola, come dire, un solo obiettivo, quello di costruire per creare grandi obiettivi all'interno di questo territorio. Io credo che questo chiarimento sia stato utile. E poi dopo ho fatto, diciamo, richiamato l'attenzione sulla necessità di questo tavolo. Nel momento in cui si fa il punto della situazione, spero che non sia un ennesimo punto della situazione, ma invece un tavolo che possa dare nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, una continuità di confronto per affrontare le problematiche di questo territorio. E siccome gli abbiamo fatto una sfilza di quelle che erano già state le denunce che avevamo fatto e le richieste di incontro che avevamo fatto al Comune o al Prefetto, mai alla Provincia, perché riteniamo che un commissario non possa essere un riferimento, come dire, importante per quanto riguarda questa questione del lavoro nel territorio. Però constatiamo che il commissario sta cercando di, così come fece Pezzuto, sta cercando di dare un contributo. Non so cosa accadrà nella riunione, ma staremo a vedere. Adesso mi preoccupo e mi interessa che questo tavolo di oggi sia un tavolo che abbia una continuità. Ecco, in merito a questo prenderemo atto che c'è la volontà da parte del sindaco a dare, come dire, non dico a risolvere, ma almeno ad affrontare le problematiche di questo territorio. Siccome ce ne sono tante, vorremmo che iniziasse quanto prima. Effettivamente è una situazione ormai drammatica, peraltro, anche se, come devo dire, non ci riempie di nessuna soddisfazione dirlo, sono almeno 7-8 anni che io personalmente, ma la CISL, il sindacato in generale, lanciava degli allarmi chiari, i nodi sarebbero venuti al pettine. L'aver respinto qualsiasi tipo di investimento, la famosa politica del no, prima o poi avrebbe portato a esaurire qualsiasi spinta di tipo economico, qualsiasi attrattiva del territorio. Purtroppo questo sta accadendo in queste ore e sarà sempre peggio, aggravato anche il tutto da questa crisi nazionale e internazionale. Resta il fatto di capire adesso quale tipo di reazione si può avere, sapendo di avere dei vincoli ben precisi dal punto di vista ambientale. La questione delle bonifiche è mai risolta, quello che abbiamo sempre rivendicato, una riperimetrazione dell'area che oggettivamente è esagerata e include terreni mai fatto oggetto di attività industriali, per cui non si capisce quale tipo di inquinamento ci possa essere, e così come anche la questione infrastrutturale, anche qui mai affrontata, mai risolta. Il porto di Brindisi ormai è
un deserto, non viene movimentato più nulla che non sia qualche traghetto, anche quelli peraltro stanno scomparendo lentamente. C'è una situazione complessiva molto grave che va affrontata con piglio deciso. Io mi auguro che finalmente già da stamattina si possa passare dalle parole a una vera politica del fare, che è quella che manca in questo territorio ormai da troppi anni. E sulla base di quanto esposto dai sindacalisti si sono espressi il direttore di Confindustria Brindisi Angelo Guarini e il sindaco Gonzales, che ha detto: dobbiamo lavorare su idee concrete e la regione deve farlo al nostro fianco. Insomma, oggi è stato utile il fatto di riunirsi e di parlare di tematiche che hanno a che fare da un lato con la situazione di crisi e da un altro con le prospettive di sviluppo. Ora, sul concetto di avere un tavolo nazionale con quella che è la situazione che è sotto gli occhi di tutti del nostro Paese, dei problemi gravissimi che sta affrontando il sistema Italia, sinceramente non è che lo veda come fattibile. Io credo che dobbiamo cercare intanto di fare un lavoro di insieme qui nel nostro territorio, cercando di creare sistema, di aggregarci il più possibile e di evitare di muoverci su canali diversi e con lingue diverse. Cosa voglio dire? L'ho già affermato, io credo che Brindisi deve recuperarsi una patente di affidabilità per gli investitori, per gli investimenti industriali, perché in passato purtroppo in questo campo abbiamo perso parecchi punti e quindi se alcune aziende, se alcuni grossi gruppi non stanno venendo neppure a incontri oppure non stanno esplicitando i loro programmi è perché evidentemente non considerano il territorio di Brindisi molto ricettivo e molto favorevole o con atteggiamenti molto, come devo dire, collaborativi rispetto agli investimenti. Questo credo che sia un punto cruciale. Significa cercare di risolvere con la massima tempestività qualsiasi problema di iter autorizzativo che altrimenti diventa troppo lento e troppo incerto. Questo vale per chiunque, a maggior ragione quando parli poi con grandi gruppi internazionali. La Regione e il Governo nazionale, noi dobbiamo proporre delle cose concrete, ma soprattutto dobbiamo chiedere non l'elemosina, non abbiamo bisogno di elemosine da parte di nessuno, abbiamo bisogno di avere cose che ci appartengono, il che significa sbloccare fondi che sono stati erogati a suo tempo e poi in parte persi per inezia e incapacità di enti, prendiamo l'autorità portuale ad esempio. Dobbiamo sbloccare e velocizzare la vicenda legata alle bonifiche della zona industriale. Dobbiamo sbloccare investimenti legati anche ai piani strutturali e dobbiamo mettere in condizione questo territorio di velocizzare il tutto anche attraverso un ruolo, come dire, non più terzo ma molto più partecipe della Regione Puglia. Non è possibile che la Regione Puglia chieda con la mano destra, con gli uffici finanziari, alle aziende che hanno avuto dei contributi con gli accordi di programma, sbrigatevi perché sennò il 31 dicembre vi togliamo i soldi, i finanziamenti, e con la mano sinistra, cioè l'assessorato all'ambiente, non concede le autorizzazioni che servono per poter accedere ai finanziamenti. Cioè questo coordinamento serve a livello regionale e nazionale, però il territorio deve trovare la capacità di non farsi prendere in giro, anche dal sistema delle grandi aziende. Io ho letto in passato anche 200 posti nuovi di lavoro e tutto il resto. Quando si vengono a fare proposte bisogna poi valutare anche gli aspetti finanziari. Se qualcuno dice di voler investire 500 milioni di euro su questo territorio, noi vogliamo vedere nei bilanci di questo gruppo industriale dove stanno i 500 milioni di euro richiesti per, o meglio previsti per il territorio di Brindisi. È come se noi andassimo a acquistare con un mutuo 5 case. Allora, se il mutuo che abbiamo stipulato è di 1 miliardo di euro e le 5 case sono a Roma, Torino, Rovigo, Venezia, Genova e Livorno e Brindisi non c'è, nessuno ci prende in giro dicendo che una delle case sarà comprata a Brindisi, perché nel piano industriale e nel mutuo, cioè nella parte economica, non c'è traccia di Brindisi. Tutto qui. Rinascita Civica Brindisina continua a denunciare carenze e mancanze che interessano la città e i cittadini. L'ultima in ordine di tempo è quella relativa al sottopasso della stazione ferroviaria di Brindisi. La costruzione dell'opera è stata tanto attesa dai brindisini, ma ad oggi continuano a giungere segnalazioni relative alla mancanza di uno scivolo che possa agevolare ad esempio le tante mamme che transitano con i loro passeggini, ma soprattutto che risponda ai bisogni dei disabili e degli
degli anziani. Ne abbiamo parlato con il consigliere Riccardo Rossi, che ha inoltre avanzato la richiesta di chiudere in via sperimentale il centro storico per una sua valorizzazione sostenibile. Ascoltate. Rinascita Civica Brindisina ha sollevato un problema riguardante il nuovo sottopasso di via Torpisana, l'assenza di una pedana, di uno scivolo per le donne che vanno un passeggino, comunque per chi necessita. Sì, gli amici di Rinascita Civica Brindisina, che costituiscono e fanno parte integrante ovviamente di Brindisi Bene Comune, hanno segnalato un problema che in realtà più volte viene segnalato, però non trova ancora soluzione, che è quello del sottopasso di via Torpisana che congiunge il quartiere Commenda col centro. Ora, quando è stato realizzato, noi ci siamo meravigliati che non fosse predisposto in realtà uno scivolo per consentire ai disabili innanzitutto, ma anche alle tante donne con passeggini e anche con le biciclette, di poter quindi usufruire di questo sottopasso. Con questa nota quindi intendiamo risottolineare l'importanza dell'argomento, perché pensiamo che occorra intervenire cercando di trovare una soluzione, che può essere un piccolo carrello, uno scivolo, un montacarichi, comunque usufruibile, perché pensiamo che questa importante opera, che tra parentesi è costata anche parecchio e che congiunge appunto il quartiere Commenda col centro, deve essere usufruibile in particolare appunto per i disabili, le donne con i carrozzini e anche con le biciclette, per poter appunto rendere più usufruibile questo sottopasso. E ci meravigliamo che ancora oggi, a circa un anno e mezzo dall'apertura del sottopasso, quest'opera non sia stata ancora realizzata. E poi attenzione anche al centro storico, alla chiusura del centro storico. Sì, sì, sempre come Brindisi Bene Comune noi continuiamo a fare delle proposte, presentare dei progetti, ma dei veri e propri progetti quasi esecutivi, nel senso che accogliamo anche delle planimetrie su appunto una proposta di valorizzazione del centro storico. Pensiamo che dopo aver visto il Negromaro Wine Festival, in cui c'è stata la chiusura del centro storico, e abbiamo visto come effettivamente il centro storico chiuso possa essere valorizzato, abbiamo fatto questa proposta segnalando in via sperimentale, almeno per l'estate, alcune vie, da via Tarantini, piazza Duomo, via Duomo, via Colonne, che possono essere chiuse al traffico, e abbiamo anche individuato un percorso alternativo dal punto di vista della circolazione stradale, proprio perché pensiamo che in questo modo i cittadini di Brindisi, ma anche i turisti, possono rivitalizzare questa zona e che si possa anche rivitalizzare anche da un punto di vista economico, perché evidentemente se il passeggio, la cosiddetta movida, si trasferisce in quelle zone, lì vi potranno essere insediate delle zone artigianali, dal piccolo a bottega, del souvenir, ma anche le stesse attività di bar, ristoranti, pizzerie, e che possono rendere più vivibile e più usufruibile uno dei pezzi forti della città. In tutte le grandi città i centri storici sono chiusi al traffico e diventano il cuore pulsante della città. Noi non capiamo perché questo non debba avvenire anche a Brindisi. Voltiamo pagina. Presso l'ex convento Santa Chiara, serata di chiusura dell'anno accademico della Scuola di Musica e Pittura, Musica e Dintorni New, diretta da Antonella e Lilla Ricci. L'evento intitolato Colori e Suoni ha visto tra l'altro l'allestimento di una mostra di pittura organizzata parallelamente ad un concerto musicale, ma ascoltiamo di più nell'intervista e a seguire nel frammento. Anche quest'anno noi dell'Associazione Musica e Dintorni abbiamo organizzato questa manifestazione comprensiva del saggio musicale, ma anche di una mostra di pittura. Questa iniziativa, come ogni anno, vuole essere il coronamento di un anno di lavoro abbastanza impegnativo sia per gli insegnanti e anche per allievi, alcuni dei quali stasera si esibiranno sul palco agli strumenti col canto, e altri allievi del corso di pittura invece esporranno i loro lavori, alcuni dei loro lavori, ecco, sono stati realizzati durante l'anno accademico. E approfittiamo di questa occasione per diffondere una nostra convinzione di tutti noi soci dell'associazione, che in realtà
occuparsi di un'attività artistica fa bene a tutti perché ci fa vivere in maniera più serena. Ecco perché quest'anno abbiamo attivato tutta una serie di corsi nuovi, artistici, che sono attinenti al campo della scultura, della grafica e della decorazione. Inaugurazione presso il Bastione San Giacomo della mostra personale di pittura in continuum dell'artista leccese Antonio Luceri. La mostra è organizzata dall'Associazione Culturale Eterogenea nell'ambito del progetto d'arte Le Ali di Mirna. Io parto dal figurativo e naturalmente dopo man mano ci sono andato alla scomposizione fino all'astratto puro. L'influenza è che qualche persona mi ha detto di sì, e l'influenza di Kandinsky c'è stata, c'è stata l'influenza di Kandinsky, poi come colore, e poi di Burri, di Fontana naturalmente, fino ad arrivare appunto ad Rotella. Rotella anche per me è stato influente, per cui molti miei lavori sono di, proseguono il percorso di Mimmo Rotella, solo che io apporto anche sulla tela, oltre questi sgraffi, questi strappi del colore puro, naturalmente. È un'arte, come il dadaismo, espressionismo, futurismo, una cosa o un'altra. Oggi ogni pittore, secondo me, dovrebbe imprimere, sia ogni artista, imprimere sulla tela o come la pittura, come con la prosa, come la scultura, i tempi che corriamo. Quindi squarto, è stato squartato il quarto stato, il quarto potere, che allora erano questi operai che rivendicavano i loro diritti e venivano avanti fieri. Oggi vanno via mesti, dopo aver abbandonato potere. Quindi dicevo che ogni artista deve riportare il momento attuale dell'era in cui vive. Lì, la maniera è la più variegata, con gli strappi, con i collage, con delle stoffe, con delle bruciature, eccetera, eccetera. Per cui a un certo momento oggi io sento di fare questo. Linea alla regia, c'è la pubblicità, vi aspetto in studio con la pagina sportiva. Eccoci allo sport, parliamo di basket. Domani alle 16.45 nella sala stampa del Pala Pentassuglia sarà presentata la campagna abbonamenti dell'Enel Basket Brindisi per il campionato di Lega 2013-2014. Tra l'altro saranno illustrati i tanti vantaggi per i sottoscrittori delle tessere, in particolare la straordinaria Fidelity Card che consentirà di usufruire di importanti agevolazioni nei punti vendita di alcuni partner commerciali della società. E sono 18 le giornate con all'attivo 17 vittorie e una sola sconfitta al quinto set, con la quale le ragazze della pallavolo Assi Manzoni Brindisi conquistano sul campo la programmata Serie D. Il servizio è terminata con l'ennesimo successo domenica scorsa, una stagione ricca di soddisfazioni per l'Assi Manzoni Brindisi, neopromossa in Serie D. Una promozione nata per scommessa tra la triade parentela Nino Pastore e le ragazze, una partecipazione al campionato fatta per fare esperienza e che invece si è conclusa con una meritatissima promozione, con una sola sconfitta patita nell'ultima giornata della fase interprovinciale con 53 set vinti e solo 8 ceduti. Nell'ultima gara
Barbara, ormai ininfluente ai fini della promozione, Miriam Greco e compagne, davanti ad un pubblico calorosissimo, non hanno voluto deludere nessuno, scendendo in campo con una concentrazione ed una determinazione unica che ha lasciato letteralmente spiazzate le avversarie del Barletta, che nulla hanno potuto contro la superiorità tecnica e la voglia di vincere delle biancorosse. La gara si è chiusa in poco più di un'ora per 3-7-0, lasciando spazio alla gioia di tutta la squadra e la dirigenza e soprattutto dei supporter. Ora tutti in vacanza, appuntamento a fine agosto per preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno di Serie D. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.